Il deserto del Namib, contrasto di colori ed emozioni. Ricordo ancora bene il momento in cui mi sono ritrovato a bocca aperta mentre guardavo la televisione. Era una serie televisiva sulla fotografia e in quel momento parlavano della Namibia e in particolare della Dead Valley. Ho sempre pensato che fossero delle elaborazioni al computer, tutte quelle foto minimali con gli alberi secchi e il contrasto dei colori, bianco, arancio e blu. Invece mi sbagliavo, quel luogo esiste veramente ed era giunto il momento di andare a realizzare il mio sogno fotografico. Come tutti i miei viaggi fotografici, ho organizzato in solitaria anche questo. Volo, noleggio fuori strada 4x4, sistemazione in campsite e bed and breakfast. Oggi è davvero molto semplice organizzare un viaggio che fino a qualche anno fa era impensabile, sia per la difficoltà di raggiungere la meta, sia per i costi. Il viaggio in Namibia è stato davvero un viaggio dalle emozioni uniche. Oggi voglio raccontare la mia esperienza fotografica nel cuore della Namibia, nel suo deserto, il Namib. Lo stato africano sud-occidentale prende il nome proprio dal suo deserto. Il Namib è il deserto più antico del mondo e oltre 80 milioni di anni fa iniziò il suo processo di desertificazione. Il deserto del Namib, oltre ad essere molto vasto, da nord a sud la sua estensione è di circa 1300 chilometri, quasi come il nostro paese. Regala diversi paesaggi, passando da zone aride alle montagne rocciose, fino ad arrivare alle famose dune sabbiose con i loro tesori fotografici nascosti. Dalle emozioni che regala, non è difficile intuire perché il Namib è un bene protetto dall'UNESCO. Il mio viaggio in Namibia inizia dalla capitale e la prima destinazione ovviamente è la Dead Valley. Prima di arrivarci, si passa per un luogo dove è d'obbligo fermarsi. Solitaire ha una storia abbastanza recente e molto poetica. A metà del secolo scorso, un olandese acquistò questi terreni nel mezzo del deserto del Namib per farci un allevamento e con il tempo fermarsi a Solitaire è diventata un'abitudine e una tappa per i viaggiatori. Un rifornimento, una sistemazione per una notte e una riparazione alle proprie auto. Oggi, di quel Solitaire, sono rimaste solo qualche auto d'epoca ancora incastrate nella sabbia, una specie di museo a cielo aperto, e la famosa torta di mele fatta ancora con l'antica ricetta olandese. Ma soprattutto, di Solitaire, resterà proprio il suo nome dato dalla moglie dell'olandese, proprio a indicare un mix tra il Solitaire, inteso come diamante e come la solitudine del posto, come luogo di silenzio e riflessione. Non faccio in tempo a lasciare Solitaire che subito l'adrenalina di arrivare a Sossus Vlei e quindi alla Dead Valley prende il sopravvento. Lascio quindi la parte arida e rocciosa del deserto del Namib e mi dirigo verso quella sabbiosa. Durante il viaggio fantasticavo su come si potesse presentare agli occhi la Dead Valley. Pensavo fosse il classico posto dove si arriva, parcheggi l'auto e davanti a te c'è lo spettacolo. Ma un tesoro così prezioso non si può concedere così facilmente agli occhi di tutti. E quindi sapevo che avrei avuto qualche difficoltà. Giungo così a Sesriem ed entro nel Namib Naukluft National Park. Da qui si comprendono bene le distanze in Namibia. Per arrivare alla Dead Valley bisogna percorrere ancora 70 chilometri, ma prima bisogna fermarsi più o meno al chilometro 45. Senza troppa fantasia, ecco spiegato il nome della famosa Duna 45. Questa duna è incantevole da fotografare, sia alle prime ore del giorno che verso il tramonto, quando il lato in ombra e quello in luce vanno in contrasto tra di loro. Non per niente è considerata la duna più fotografata al mondo. Non mi soffermo più di tanto e arrivo al chilometro 65. Qui finisce la strada asfaltata e inizia quella più emozionante.
La strada non esiste più e per 5 km davanti avrò solo la sabbia finissima del deserto del Namib. Quindi innesto il 4x4, regolo la pressione delle gomme e con marcia costante percorro gli ultimi 5 km. Vietato sbagliare. Questi ultimi chilometri non sono indicati da cartelli, come non è segnato dove fermarsi per raggiungere la famosa Dead Valley. Ma io lo so. Parcheggio la macchina sulla sabbia e percorro l'ultimo chilometro a piedi in direzione della Dead Valley. Non basta un articolo per descrivere l'emozione di essere a pochi chilometri dalla Dead Valley. Ricordo il caldo torrido, 38-39 gradi, il sole che scottava e la sabbia rovente ai miei piedi. In questo scenario correvo verso la Dead Valley. Non lo so, ma era come se qualcuno mi guidasse verso la mia meta. Quando supero l'ultima duna, ecco davanti a me la Dead Valley. Il silenzio di una bellezza unica al mondo. Mi dirigo verso il centro della Dead Valley. Mi fermo e mi ritrovo circondato da queste ballerine. È proprio questo che si pensa quando si è circondato dagli alberi di acacia che sembrano danzare, movimenti curvi in contrasto con le linee dell'orizzonte. Il contrasto si avverte anche nel colore nero degli alberi con i colori azzurro, arancio e bianco dello sfondo. Non voglio annoiare nessuno con la storia della formazione della valle, ma voglio solo condividere l'emozione di essere in quell'istante l'unica persona nella Dead Valley. Ed è stato questo a rendere ancora più magico il momento in cui ho realizzato il mio sogno fotografico. Il deserto del Namib offre ai suoi paesaggi molti altri tesori. Se il caldo non è troppo eccessivo e il fisico lo permette, si possono scalare le dune più alte del mondo, Big Daddy e Big Mama, oltre 300 metri di altezza. E una volta arrivati in cima dopo aver camminato sulla finissima sabbia rossa del Namib, il paesaggio regala emozioni uniche. In questa zona sabbiosa del deserto non si deve pensare che sia privo di vita. Tutt'altro. Non è difficile vedere delle antilopi come lo Springbok e Oryx, quest'ultimo simbolo della Namibia e presente nella bandiera nazionale, all'ombra di alberi, e gli stessi alberi crescere in mezzo alla sabbia del deserto. Tutto ciò rende ancora più magica questa zona del Namib. Tanto bello di giorno il deserto, quanto bello di notte. Io non consiglio a nessuno di essere in mezzo alle dune di notte, ma se ci si allontana di pochi metri dal campsite o dai lodge, si può osservare a occhio nudo un cielo pieno di stelle che difficilmente si dimentica. La Via Lattea è davvero impressionante, sia per la quantità di luce che di stelle che si possono vedere. Riprendo così il mio viaggio nel deserto del Namib, dirigendomi a nord, cercando due preziosi gioielli della natura e in questo caso della storia. Il primo obiettivo sono le Petrified Forest. Si tratta di alberi e nello specifico di sequoie che avevano un'età di circa 300 anni ed alte anche 45 metri. Circa 280 milioni di anni fa, per via dei movimenti della crosta terrestre e dei vulcani, queste sequoie si sono fossilizzate arrivando successivamente in superficie e rotolando dalla montagna. È davvero impressionante vedere come quello che si osserva in realtà non sia legno, ma bensì pietra, appunto, fossili. Resto molto meravigliato da questo spettacolo della natura, ma molto di più, e non solo per il nome, dal sito chiamato Twyfelfontein. In questo luogo, protetto dall'UNESCO, troviamo oltre 2000 incisioni e disegni rupestri risalenti all'età della pietra, all'incirca 8000-5000 avanti Cristo. Sulle pietre di Arenaria, gli abitanti di allora dipinsero scene di caccia e di vita quotidiana. È interessante vedere come si notano tutti gli animali, anche quelli non terrestri. L'incisione che mi ha più colpito è stata quella denominata Blackboard, che in italiano si traduce come lavagna. Ed è proprio la lavagna di una scuola, dove il maestro, attraverso i disegni delle impronte degli animali, insegnava agli studenti come distinguere gli animali pericolosi dai non. Era impressionante vedere come tra queste impronte ci fosse disegnato anche l'impronta di un piede umano, di sicuro un umano moderno.
Il deserto del Namib è davvero emozionante, fatto di immensi spazi vuoti e anche da piccoli preziosi tesori che bisogna cercare tra le rocce e le sabbie che lo caratterizzano. Mi dirigo verso nord e dopo aver attraversato il tropico del Capricorno, dove è d'obbligo uno scatto, continuo il mio viaggio in Namibia e incontro un gruppo di Imba. Gli Imba sono un popolo di pastori nomadi che vivono a stretto contatto con la natura e le donne sono caratterizzate da una capigliatura molto originale fatta polverizzando una pietra rossa. Mi fermo e chiedo loro il permesso di poter scattare delle fotografie. Una madre giovane e il suo piccolo bambino si prestano ai miei scatti fotografici. I loro sguardi mi avevano letteralmente ipnotizzato. Oggi sono certo di una cosa. Non so se e quando finirà, ma so esattamente quando è iniziato il famoso Mal d'Africa. In quel momento, nell'esatto istante in cui ho fatto click e i loro sguardi sono restati per sempre impressi nella mia fotografia, ma soprattutto nella mia anima. Ancora ad oggi guardo le loro espressioni e ogni volta mi trasmettono delle emozioni, le stesse emozioni che ho vissuto lungo il mio viaggio nel deserto del Namib.